Nel derby valido per il recupero della 21ª giornata, il Pineto perde per 1-2 contro la Vastese, in vantaggio nella prima frazione i padroni di casa con Minnozzi. Monza pareggia subito per i suoi. Nella ripresa il solito Mamona consegna l'intera posta ai biancorossi con l'ottavo sigillo in campionato. Calcio d'inizio per i padroni di casa, sono i biancazzurri a costruire la prima chance, Baldinini serve Minnozzi, attimo di situazione della punta che conclude ma viene murato dalla difesa avversaria. Sempre la squadra di Pomante cerca la rete della Quercia, scarica al centro ma non trova nessun compagno. Ancora l'11 del presidente Brocco spinge Minincleri da posizione defilata, con una rasoiata fa la barba al palo. Dopo una lunga fase di studio si rompono gli equilibri, su azione insistita in area la sfera arriva a Minnozzi che confeziona l'1-0. Neanche il tempo di gioire che la squadra biancorossa impatta subito la partita. Su calcio d'angolo Monza pesca l'angolino e pareggia subito per i suoi. Nella ripresa Minnozzi sforbiciata la figurina Panini, ma pallone alto sopra la traversa. La squadra del presidente Bolami non sta a guardare. Mamona a tu per tu con Mercorelli, freddo, scarta il portiere di casa e sale a quota 8 in classifica marcatori. Il Pineto non ci sta, Minnozzi ben imbeccato, svicola in area, attacco pregevole che trova Romano che a tu per tu non riesce a scavalcare Di Rienzo che se la cava per il rotto della cuffia. Nell'occasione i padroni di casa reclamano con il fischietto laziale. Ancora l'11 di casa ci prova con caparbietà, Minincleri su punizione trova una grande risposta e Di Rienzo ancora a tenere a galla i suoi. Ancora i teramani vogliono quantomeno il pareggio, Pepe Minincleri in bubà, il numero 9 calcia di controbalzo sul fondo. La Vastese risponde con Diarra, conclusione dinamitarda dalla distanza, Mercorelli vola e disinnesca. Nel finale contropiede dei biancazzurri, Di Rienzo anticipa di testa in bubà, Bugaro non si fida a concludere e pesca Romano che sbilanciato non inquadra il bersaglio grosso. I ragazzi di Pomante vogliono il pareggio, Galeano alza la testa e conclude, sfera di un nulla fuori. Nel finale Minincleri prova a beffare Di Rienzo ma la gittata è alta sopra la trasversale, non succede più nulla. La Vastese vince in rimonta il derby per 2-1. Ma sono arrabbiato perché era una cosa provata in allenamento, sapevamo che loro puntavano molto sulla velocità di Mamona, infatti Mamona penso che in tutta la partita abbia toccato un pallone solo, però ci sta, è normale dove un po' mi arrabbio, dove ho detto ai ragazzi che sono contentissimo della prestazione, perché della prestazione sono contento, è normale che quando crei 8-9 palle gol così nitide davanti al portiere, fare solo un gol mi fa arrabbiare, però io ai ragazzi gli ho fatto i complimenti perché è vero abbiamo perso su due nostre disattenzioni, però oggi abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto e c'è il rammarico di non aver sfruttato quelle tante occasioni da gol. Stanca ci sta, però non penso che la Vastese negli ultimi minuti abbia fatto molto di più del Pineto, noi abbiamo cercato di attaccare, è normale che la Vastese giustamente vinceva 2-1, si è chiusa, ripartiva, noi abbiamo fatto la nostra partita, il calo fisico ci sta e questa per noi è la 16ª partita in 2 mesi, praticamente abbiamo fatto quello che di solito si fa in 4 mesi e mezzo, però non lo sappiamo, però sinceramente oggi il calo fisico c'è stato ma è normale. Però io sono contento della prestazione, sono rammaricato per le troppe occasioni da gol non sfruttate che, sai, un po' mi fanno arrabbiare. Però ai ragazzi vi ho fatto i complimenti perché oggi di fronte a una buona squadra che sapevamo che veniva a fare questa partita, cercava di chiuderci gli spazi e ripartire con Mamona, l'unica disattenzione, l'unica palla toccata in profondità di Mamona ci ha fatto gol. Però questo è il calcio e dobbiamo andare avanti. Sì, sono contento subito che viene il Castelnuovo e abbiamo subito la possibilità di riprenderci. Speriamo che, giustamente, non sappiamo la situazione Covid del Castelnuovo, speriamo si possa giocare perché sinceramente è diventata dura, più che fisico, è diventata dura a livello mentale perché se allunghiamo di un'altra settimana, sai, mentalmente non è facile, però giustamente la situazione adesso è questa, ci siamo passati noi, adesso ci è passato il Castelnuovo, speriamo che per mercoledì si possa giocare. È normale che adesso ragazzi gli ho 2 giorni di riposo perché è meglio staccare mentalmente che fisicamente, è giusto che stiano a casa con le proprie famiglie perché per un mese hanno tirato la carretta come si deve e poi è normale, ci avrò una settimana normale di lavoro e più tempo di recupero e dai, da quel punto di vista sono contento. Dobbiamo onorare per forza la maglia, abbiamo sbagliato delle cose. C'è stata una ripercussione negativa sapendo che comunque eravamo salvi,
però anche domenica scorsa a Basso Girardi abbiamo sfiorato più volte il gol per andare al pari. A Montegiorgio abbiamo perso all'ultimo minuto. Io non posso accettare che noi molliamo, ma non lo condivido, ma più che altro perché è nel nostro onore. Noi siamo venuti qua a fare la nostra partita, per nulla togliere al Pineto, che è un'ottima squadra, perché comunque dovevamo onorare la nostra maglia e la nostra posizione. Il nostro problema, se noi giochiamo da ultimi in classifica, noi possiamo vincere con tutti. Se noi pensiamo di essere bravi, perdiamo con tutti. Il nostro problema dopo il notaresco è stato di pensare che eravamo bravi. E questo l'episodio e la situazione generale. Oggi ho voluto una squadra battagliera, un po' per necessità, perché mancava qualcuno, un po' perché a Pineto devi venire a fare la guerra, ma la guerra per portare via i punti, ma non per altro, perché noi rispettiamo il Pineto, anzi auguriamo al Pineto di avere da subito un'altra, di cambiare rotta. Però noi ci siamo venuti a giocare la partita per onorare noi stessi, non è come se avessimo avuto di fronte un'altra squadra, il Basso Girardi. Questo. Ultimamente abbiamo giocato sempre con tre attaccanti, però i gol non sono venuti. Oggi sono venuti anche i gol, c'è stata una reazione al loro gol. I primi 20-25 minuti eravamo troppo bassi, non abbiamo pressato, non riuscivamo a scalare in avanti e questo ci ha messo in difficoltà. Il Pineto ha fatto bene e ha trovato il gol. Poi nella seconda parte siamo ritornati ancora battaglieri e proprio in quel momento lì avevo detto a Mamona di attaccare la profondità, perché Mamona è bravo a fare questo e sono contento anche per questo ragazzo che da gennaio, anzi da febbraio, ha fatto 8 reti su azione. Ma sì, sicuramente, insomma, come tanti altri ragazzi che stanno qui, da Di Rienzo, sono ragazzi che devono fare le loro esperienze. Noi vorremmo già tutto da questi ragazzi, ma devono crescere fisicamente, devono crescere perché hanno un rapporto con quelli più anziani di un certo tipo e devono prendere anche le botte per migliorare.